Ogni martedì mi mandano all'ospizio, un giorno intero a perdere tempo. Lo faccio perché in clan bisogna far servizio, per me è solo un gran tormento. Che cosa ci sta a fare con vecchi scanzonati che parlano soltanto dei bei tempi andati? Faccio vedi sera come faresti tu, mi nascondo e guardo la TV. Prima di terminare il nostro servizio, sentiamo il direttore della casa di riposo per vecchi scout, La Bussola Perduta, su un'interessante iniziativa presa per evitare la chiusura di questo ricovero. Sì, abbiamo deciso di ribellarci al progetto di fare di questa casa di riposo un centro fitness per ricchi. Perciò organizzeremo una grande festa di autofinanziamento. Io farò dei centrini! E con il ricavato salderemo tutti i debiti della Bussola Perduta. Così non potranno chiuderla e farci al suo posto quella discoteca. Non ci fanno una discoteca, Falco, ci fanno un centro fitness. Ma non era una discoteca? Maria, mi avevi detto che ci facevano una discoteca. Ma no, non ci vado più in discoteca. Figurati, alla mia età. Insomma, cari telespettatori, vi invitiamo tutti alla nostra festa di autofinanziamento. Venite e aiutateci. Grazie. C'è un vecchio capo campo che dà sempre giudizi, ragazza senza alcun valore. Un altro che rimpiange lo scautismo degli inizi, se solo me lo ricordassi. C'è chi si è innamorato 50 anni fa, trovassi le parole, mi dichiarerei. C'è una vecchia guida col figlio di un padre esagerata, e quando arrivo tutti dicono: benvenuti alla bussola, non far caso alla nostra età, siamo in forma splendida, ma rallenta la musica. Hey, ma puoi farci scoppiare le coronarie? Parla per te, io tengo il tempo perfettamente. Beh, ma lo sanno tutti che Nodo non teneva il tempo nemmeno di Madonna degli Scout, la canzone più lenta della storia dello scoutismo. Insomma, giovanotti, basta con le chiacchiere. A tempo, dai! Benvenuti alla bussola, i bei tempi ritornano, i ricordi non passano, le giornate qui volano. Benvenuti alla bussola, non fa caso alla nostra età, siamo in forma splendida. Benvenuti alla, benvenuti alla, benvenuti alla bussola. Cosa c'è stasera in sala cinema? Il solito film è sabato sera. Cos'è il solito? È dal 1991 che facciamo vedere l'ultimo Boy Scout con Bruce Willis, non te lo ricordi? Adoro l'ultimo Boy Scout, è il mio film preferito! Lo so, è dal 1991 che non te lo perdi, tutti i sabati sera. Ah, mi sembra sempre la prima volta. Io invece odio l'ultimo Boy Scout. Pensa, sfrutta il nostro nome, ma con gli Scout non c'entra niente. E poi odio quel Bruce Willis quando dice: noi Boy Scout abbiamo una filosofia semplice. Il cielo è azzurro, l'acqua è bagnata e i predatori sono sempre in agguato. Ma il nostro motto è: sii sempre pronto. Ma ti sembra questo lo scoutismo? Ma che banalità. Domani sera che cosa c'è? Un cartone animato, Up. Odio anche Up. Ma perché? È così carino, con quel simpatico ragazzino e quel simpatico vecchietto. Già, quel simpatico ragazzino Boy Scout, cicciottello e stupidotto. Oh, sempre così ci rappresentano, quando va bene, cicciottelli e stupidotti. Ma tu non ti devi identificare con il ragazzino, ma con il vecchietto. Ma come faccio? È più forte di me. Come si dice, scout una volta, scout per sempre. Sempre scout, sempre scout. Sì, ma se domani c'è Up,
cosa c'è stasera? L'ultimo Boy Scout! Adoro l'ultimo Boy Scout, è il mio film preferito. Mi sembra di averlo già visto, ma mi sembra sempre la prima volta. Ti ho visto, sai? Hai visto che cosa? Ah, come guardi, Maria? Sei diventato rosso, ti piace? Conosco un modo per fare diventare rossa anche la tua faccia. Quale? Io ho raggiunto la faccia dei sensi. E se provassi a riempirla di schiaffoni? Oh. E voi due ancora state litigando? Ma è colpa sua. Con l'Alzheimer la sua testa è regredita alla scuola media. Francesco, va? Vieni. Presento te i tuoi nuovi padroni. E voi? Lei, vostra giovane badante, ma fate bene, perché io controllo voi. E controllo te. E controllo voi. Sì, no, non far caso ai modi di Rina Pavlova. È rozza, ma in fondo... In fondo è anche acida. Grezza! E come avete detto che si chiama quel burdigone? Rina Pavlova. Non c'è pezza che me lo ricordi. La chiamerò Sister Act. Ma perché? Ma non assomiglia per niente a Sister Act. Sì, e poi Rina Pavlova è stonata e rigida come una salma. Ma se per questo non è neppure una suora. È un'ex badante ucraina. Tanto allora, vedete, nemmeno la vera Sister Act era una vera suora. In compenso mi ricordo un botto la suora che avevo all'asilo. Ciao ragazzi. Vedo che l'età media in questa stanza si è improvvisamente abbassata. Ma è perché Maria è andata dal parrucchiere. Oggi sembra una ragazzina. Grazie, mi hanno fatto dei colpi di luce che mi ringiovaniscono, sì. Ma per te gli anni non passano mai, dico sul serio. Grazie, Nudo, oggi sei proprio galante. Il livello di glucosio in questa stanza sta diventando troppo per il mio diabete. Tu non hai il diabete, hai l'Alzheimer. Rina Pavlova mi ha detto che avete una nuova badante. Sono venuto a conoscerla. Se si riferisce a me, mi chiamo Francesca, ma tutti mi chiamano Chicca con 3K. E non sono una badante, ma un'ascolta del clan Casalpesco First. Piacere, io sono Don Giuseppe Maria e sono il direttore della Bussola Perduta, ma tutti qui mi chiamano Don Giuma. Sono veramente felice che tu abbia scelto di fare servizio qui da noi. Non l'ho scelto, sono qui perché tutti i posti di servizio associativo erano occupati, full, zero. Io avevo chiesto di fare servizio in associazione e coi cinni è una rottura, ma almeno sono carini. Ma il mio capo clan ha detto di no, scegli i vecchi o gli handicap della serie, la padella o la brace. Oh, non c'è che dire, è partita con lo spirito giusto. Insomma, davanti a una scelta così schifosa mi è scesa la catena. Allora ho avuto un flash, ho pensato, se mi va di sghetto, mi appioppano un vecchio che indica di infarto e buona lè, riga! Ecco perché sono qui. Mi dica qual è il mio vecchio? È lui! No, è lui! È lei! Su ragazzi, non litigatevela. Chicca, ti affido tutta la squadriglia leoni. Nuccio, Adelmo, Maria e... E dov'è il vostro caposquadriglia? Oh, vi ho fatto attendere. Vi chiedo scusa, porgo subito rimedio per quel che posso. Piacere, io mi chiamo Edoardo, ma qui tutti mi chiamano il giudice, piuttosto immeritatamente per la verità. Ma non fare il modesto, tu da 30 anni mantieni la pace qui dentro. Beh, ho questo dono. E poi sei anche un pezzo grosso, lui è stato capo campo ai campi scuola nazionali. Don Giuma, lei mi imbarazza. È vero, sono stato il più longevo capocampo nella storia dello scoutismo in Italia, ma Chicca, questo io non voglio che ci creda l'imbarazzo nei nostri rapporti. Trattami pure come tutti gli altri. Ovvio. È piacere. Io sono... Nodo, carità, le buone maniere sono ancora importanti. Prima le signore. Io sono Maria. È la capo più bella che ci sia. Quando era capo squadriglia dei Koala, tanti anni fa, le facevamo tutti la corte, ma lei... Non ha voluto nessuno. Esagerato. Beh, diciamo che mi piaceva la mia indipendenza, sì. Come dicevo, io all'anagrafe sono Nuccio, ma se mi chiami così non rispondo. Qui tutti mi chiamano Nodo, perché sono il dio della legatura quadrata, il demone del barcaiolo, il mago della fasciatura. Insomma, sono l'unico che ha imparato qualche cosa dallo scoutismo. Piacere. Io mi chiamo... Lui ha un principio di Alzheimer e dimentica anche le cose più banali, come il suo nome ad esempio. Senti, che ne dici di farti chiamare con il tuo totem? Che quello te lo ricordi sempre bene. Certo, puoi chiamarmi Falco, è l'animale del mio totem.
Vuoi sapere qual è il mio totem completo? No, no, grazie. È falco dei monti sopra le nuvole. In lingua indiana è Shumani Tutanka Tutumiyelo. E il tuo? Boh, non me lo ricordo, no. Gazzella Altante Pulente, ma come non te lo ricordi? Ma il totem è importante. Ne ha parlato lo stesso Baden Powell in Scautismo per ragazzi. Tu hai letto Scautismo per ragazzi, vero? È alla quinta chiacchierata al fuoco di bivacco. Praticamente è quando Baden Powell racconta di quel ragazzo che viene allontanato dalla tribù e dipinto di bianco. E praticamente... Francesca, ascolta che non ricorda nemmeno il suo totem. Di certo ha vissuto superficialmente l'anno di noviziato. Quando non è interessato a un discorso, messaggia compulsivamente con il cellulare. Ha un evidente disturbo del comportamento. Ragazzi, che ne dite di illustrare a Chicca il nostro grande progetto? Devi sapere, Chicca, che fra 3 mesi esatti qui faremo una grandissima festa di autofinanziamento per raccogliere fondi per salvare questa casa di riposo. Hai visto la tele ieri sera? C'è un tipo che vuole comprare la bussola perduta per farci un centro fitness. Io adoro il fitness. Ma Giuma organizza la nostra resistenza, che poi è la festa di autofinanziamento. Io farò un plastico di un campo estivo fatto con 200 nodi. E sarà una gran festa all'americana, con palloncini, gadget cotillon, musica... Oh, forse il vostro padre Flanagan. Padre Flanagan? Ma non era quello di Uccelli di Rosa? No, no, quello era padre Ralph. Padre Ralph era quello di Happy Days. Cioè, Happy Days, ma no! Lo chiamo padre Flanagan perché il vostro don è carico come quei preti americani dei film. Bella con noi, stai tranquilla che non ti annoi con le prediche di Flanagan. Fissa dritto la Cesarina, la vecchietta più tosta che c'è, e quando s'addormenta lei, lui finisce di parlare. La mia mammona ha scelto Dio, e quando ha saputo che venderanno la bussola per fare un business, lui ha detto no, lui ha detto no, io ho detto no. Sì, lo so, padre Flanagan, che tu vuoi bene alla bussola e come la sposa che sarai. Tu mi correggi con soli gli sproni, sostieni a tipo così sepolto qua dentro. A Medjugorje non ci vado e non prego Padre Pio, ai rosari e alle via crucis preferisco due parole sincere con Dio. La religione dell'Antone non è quella che fa per me, al moralismo dei tromboni preferisco una tazzina di caffè. Ti fermo vuoto territorio, perché Dio nella sua pietà, pecorelle smarrite nel suo purgatorio, sempre ne metterà, sempre ne metterà, sempre ne metterà. Lo sentisse il mio parroco? Sì, lo so, padre Flanagan, che tu vuoi bene alla bussola e come una sposa che sarai. Tu mi correggi, mi prendi, mi ascolti, paziente di rimi litigi, e sempre fedele sarai, e sempre fedele sarai, e sempre fedele sarò. Sogniamo una chiesa di periferia piena di vita e di tanta allegria, destino burrone per un religioso fermo così in casa di riposo. Pensavano che non potessi far danni a gente col doppio dei miei anni, ma farò barricate con questi miei cari, non ci fermeranno potere
lettera a tutti i capilupo della zona. Sta a sentire, Chicca. Cari capilupo, come sapete la nostra casa di riposo, eccetera, eccetera, vi chiediamo di aiutarci con un autofinanziamento. Se ognuno di voi si darà da fare, insieme potremo farcela. Cosa ne pensi, Chicca? Come pensi che reagirebbe il tuo gruppo davanti a una lettera così? Zero. Mi pare che l'ultimo autofinanziamento che abbiamo fatto sia stato chiedere dei soldi alla fondazione della banca. E il penultimo? Non mi ricordo. Ah, sì, abbiamo venduto torte sul sagrato della chiesa. Sai fare le torte? No, la torta l'ha fatta la colf di mia madre. Veramente non mi ricordo nemmeno quanto abbiamo guadagnato e non so nemmeno perché l'abbiamo fatto. So solo che alla fine mio capoclan ha detto Bonalè, riga! L'anno prossimo chiedemi i soldi direttamente alla fondazione. Beh, invece noi faremo un autofinanziamento e la tua presenza qui con noi è una benedizione. Ragazzi, la lascio nelle vostre mani esperte. Chicca! Don Giuma, vengo un attimo con lei. Per la festa di autofinanziamento tutti prepareremo qualcosa. Tu! Cento di buono. Ah, se BP avesse conosciuto Chicca, sarebbe partito da molto, molto più in basso. Ma sai suonare almeno un po' la chitarra? Sì, un po'. Ma è perfetto, allora sei proprio quella che mancava al nostro duo di cabaret. Un duo? Lei e chi? Emerenzio, ma tutti lo chiamano Carrisi perché sa a memoria tutte le canzoni di Albano. Io facevo Romina con la parrucca. Pensa, quando Albano e Romina si sono lasciati, abbiamo pianto per 2 settimane. Carrisi e Falco erano bravi finché... Siamo ancora bravi! Finché Carrisi ha avuto un ictus e Falco l'Alzheimer. Carrisi ha avuto un ictus? Non lo sapevo. E comunque, lui sta scrivendo una canzone di successo. Caro Falco, fosse facile scrivere una canzone di successo, la farebbero tutti. Infermiera ha ragione. Ma nessuno ha il nostro asso nella manica. E quale sarebbe? Diglielo, Carrisi.
Il mio testo, io ho scritto un testo che se lo sente Albano mi dà 1.000 euro a parola. Albano canta ancora? Avrà 80 anni! Ocina canta meglio gli 80 che te 20. Buono, buono, Carrisi, possiamo avere un'anticipazione? Ma non sono mica scemo, dopo i 1.000 euro li prendi tu a parola. Beh, dai, dici almeno di che cosa parla. Ma parla di un tale che aveva solo il 5% di buono e ha donato felicità a tutti quelli che ha incontrato. Ma è qualcuno che conosciamo? Direi proprio di sì, è la mia storia. Oddio, che puzza! Chi è che ha cacciato una bronza? Era dolciastra? Sì, che tabana! Allora era mia, principessa! Oh, mi scusi, non sapevo, io... Se vostra maestà ha un attimo di tempo, avrei bisogno di lei di là. Oh, che colpo di fortuna! L'infermiera ha mollato una loffia contemporaneamente a me! Anche a me! Credo proprio che l'infermiera non abbia mollato un bel niente. E se non mi sbaglio, la nostra ascolta ritornerà qui con le piume piuttosto abbassate. Infermiera, signora in apparenza ruvida e dotata invece di grande sensibilità. Scusate, raga, ho fatto una grezza di proporzioni cosmiche. Io non ho capito niente di quello che ha detto. Ma di sicuro ha le piume abbassate. Giudice, sei veramente il più saggio di tutti noi. Giudice, cioè io, capo ancora lucido e dotato di grande capacità di introspezione. Cosa sta scrivendo? Appunti personali. E potrei leggerli? No. Mi scusi, signorina, mi sa che il suo tempo con noi sia scaduto. È già rimasta qui a farci compagnia quasi un'ora. Abbiamo molto gradito. Beh, vabbè, in effetti è tardi. Allora, beh, io vado, sì. Arrivederci. Saluto. Buonasera. Era ora, non ne potevo più. Si è capito. E che cosa intendi dire? Ti sono sembrato scortese? Sì. E ho fatto male? No. Certa età, e neanche te ne accorgi, ma una settimana fa ti svegli la mattina tutto pronto a lavorare, ma è già arrivata sera e devi ancora cominciare. Due settimane dopo siamo fermi ancora qua, i leoni hanno grandi idee ma tutte ancora da realizzare. E Chicca intanto spera che tutto resti così, per lavorare e meno andare presto via di qui. Giudice, mi puoi dare una mano a fare il mio plastico? Non ho tempo, devo gestire i rapporti io. Pensa, ho qui il numero di telefono di un grande ex capo scout della Jeshi. E pensa, si chiama come me, Edoardo. E gli telefonerò perché, sai, per salvare questa bussola bisogna avere rapporti molto in alto. Marco, mi aiuti tu a fare il plastico? Perché? Ma per venderlo alla festa e salvare la nostra casa di riposo! La bussola perduta è in pericolo! Ma non lo sapevo! Maria, mi aiuti tu con il plastico? Mi dispiace, Nudo, ma se mi interrompo adesso perdo il punto croce. Dai, chiedi a Chicca. E Chicca? Ma lei si sta riposando? Non lo vede che sto leggendo? No, intendevo dire se la scopa si stava riposando. Si ricordi che lei è qui e in prova dai servizi sociali e se non si comporta bene la rimandiamo in carcere. Guardi, quasi ne sento la mancanza, almeno lì ero apprezzato, ma lo sa che sono arrivato terzo nella gara di barze dentro le sbarre? E in quante eravate? Prova a dire. Eravate in 3 o in 4? In 5. Ma la mia barzelletta l'ho raccontata camminando sulle mani. Guardi. Sa fare di tutto tranne che scopare. Beh, Cicina, non mi mettere alla prova, eh? Perché non ci racconti la barzelletta? Non puoi vincere. L'ho raccontata un sacco di volte. Te la ricordi? Io certo. E allora raccontala. Vabbè. Allora, c'è un generale tutto bello vestito, così, no? Che va, si ferma davanti alla prostituta. Allora gli dice: buonasera signorina,
Buonasera. Lei accetterebbe la mia compagnia? Certo, sono qui apposta. Compagnia, avanti! Su adesso, prenda la scopa e vada, che il salone la sta aspettando. Cosa volete che vi legga oggi? Esperienze e progetti? No, quello legge solo nodo. Allora, vediamo cosa c'è qua. Servire! No, il giudice ha voluto fare l'abbonamento e poi non legge nemmeno lui. Ah, ecco perché è ancora in celofanato. Allora sicuramente proposta educativa. Uffa, ma non c'è sollecitazione TV? Vediamo. Eccolo qua. Ma com'è tutto sgualcito. Per forza, quello l'abbiamo letto tutti. Dimmi, ma su che canale canta il bando? Probabilmente dappertutto. Grazie Dio. No, ben arrivata, Non dovevi essere qui un'ora fa? Vabbè, comunque devo andare via un'ora prima, un sacco di compiti per domani. Oh, se tra l'arrivo e la partenza hai 5 minuti, leggi TV Sorrisi e Canzoni a Carrese. Dimmi su che giù le mani! E poi... Dimmi dove canta, dai. Che ne so, non c'è mica scritto qua, Ma lo sai che io ho scritto una canzone per lui? Me l'ha chiesto, sai quando? Però c'è la sua tenuta, vedi, giù a Cimino San Marco, in Puglia. Tenute Albano Carrisi. Perché? Tiene sempre la sua foto appesa al collo. Guarda che questo è il suo passo, mica vuole essere cacciato dalla sua tenuta. È domenica oggi? No, oggi è martedì. Mi avvisi quando è domenica? Perché viene a trovarmi mia nipote. Mia nipote viene a trovarmi tutte le domeniche. Vuoi vedere la sua foto? No, fa lo stesso, guarda, grazie. Guarda com'è carina. Carina, sì. Certo, qui ha 5 anni, ma adesso ne ha 16. Devo ricordarmi di chiedere una foto a giornata quando viene a trovarmi domenica. Viene a trovarmi tutte le domeniche. A 16 anni viene qui a bzzagnarsi tutte le domeniche. Ci credo quando lo vedo. Ma cosa dici? Viene tutte le domeniche. Sì, è vero, infermiera? Sì. Chicca, vieni qui un attimo. No, ok, viene tutti i giorni, ci credo. L'ultima volta che Falco ha visto sua nipote era domenica e aveva 5 anni. E adesso crede di vederla tutte le domeniche. Chicca, scusa se sono indiscreta, ma... A chi stavi scrivendo con il tuo telefonino? Sembravi così concentrata. No, rispondevo a un mess di un tipo che mi fa la punta. Un pretendente? Che emozione. Non essere troppo sfrontata però, se vuoi conquistarlo, Scherza! È una pezza allucinante, non si regge! Ma l'amore alla tua età è così romantico. Ricordo ancora il mio primo bacio. E tu? No, faccio perfino fatica a ricordarmi la prima volta che... Beh, ha capito. Ah no, ero a una festa di Capodanno con una balotta di Braga. Un maraglio mi ha cacciato un intonto che la metà vasta e all'undicesimo calice di frizzantino talmente fresca che... ha capito. 2 giorni dopo mi aveva già zagnato i cosiddetti e gli ho dato la molla. Ecco, io non ho capito quasi niente, ma deve essere stata una bellissima storia d'amore. Forza ragazzi, sono quasi le 4, tutti in sala ricreazione che inizia la tombola. Uffa, io l'ultima volta che ho vinto una cosa che si è attaccata alla dentiera per 3 settimane. Io spero proprio di perdere. Ma scusate, qualcuno di voi ha visto il taccuino del giudice? È da 2 giorni che lo cerca e non lo trova. No. E sapete quanto ci ha affezionato. No. Il taccuino del giudice. Ciao Vale, sono Chicca. Hai presente il giudice, quello peso come un masagno che gira sempre con suo taccuino sdozzo? Glielo sto leggendo. Scrive giudizi su tutti come se fossimo a campo scuola. Oh, gli deve essere rimasta la fissa come quando ti viene un ictus e rimani giazzato sull'ultima azione che hai fatto. Senti quello che scrive di me e dimmi se ti sembra normale. E a te sembra normale spiare in quaderno di altri? Mi ha sgamata, io non l'avevo sentita entrare. Ho imparato a diventare invisibile in mio paese, al tempo di persecuzione contro gli ebrei. Oh, lei è ebrea? No, perseguitavo ebrei. Scherzo. Dammi taccuino di giudice. Guardi che c'è un giudizio anche su di lei.
In mio paese, in anni di tribunali con sentenze senza avvocato, cosa mi può fare paura? Lei è stata in carcere? Da, ero guardia. Scherzo, tu non capisci, barzelletta è strana, tu molto strana. Vabbè, dammi taccuino di giudice. Senta, senta cosa scrive di lei. Rasdora attempata, tipo quelle che piegano a mano i tortellini alle feste dell'unità che si incontrano piene di paillette nelle balere di liscio. Ehi, Giulio è un uomo molto, molto galante. Devo aver dimenticato qui il mio taccuino. Qualcuno di voi l'ha visto? Sì, c'è la tua giovane badante. Spia! Anche tu molto galante. Ho superato quello che riguardava me, veramente. E l'ha messo su Facebook. Come fa a saperlo? Il mio paese. Lascia perdere. In tutti questi anni non era mai capitato che qualcuno mi rubasse il taccuino e lo leggesse. E lo fa proprio un'ascolta. Non ci posso credere. E va bene, mi scusi, mi dispiace. Glielo ridò e buona lei a rido, non sarà mica una tragedia. La guida e lo scout pongono il loro onore nel meritare fiducia. Questo per me significa qualcosa. Anche per me. Anche per me. Anche per me. Io meglio che vada. Volete farmi un processo? Non so. Io ho bisogno di spazio, ma io ho bisogno di tempo ed io ho bisogno soltanto di me. Voi non capite, non mi ascoltate, voi ce l'avete con me e voi giudicate soltanto e voi non guardate mai dentro di me, perché ho dei giudizi, le prediche, le false compagne, ipocrite e invidiose di me. Io devo vivere a modo mio, ciò che faccio lo decido io. Attenuanti generiche. Quali sarebbero? Ma le sembra normale scrivere giudizi su tutti come se fosse il Padre Eterno a giudizio universale? Io non mi sarei mai permessa di dire che lei ha un bulbo che non si affronta e che Carrisi ha messo insieme una buzza alcolica fuori del taffiere con un nenino e che a Falco parte un lumino dalla bocca ogni volta che parla, che la vita basta e che si sterà a te una zora con la grazia di un camionista rumeno. Oh,
capito quasi niente, ma non devono essere dei gran complimenti. Ma non possiamo parlare con il suo capoclan e mandarla a far servizio da un'altra parte? Ma no, è solo una che ha bisogno d'aiuto, ha bisogno di noi. Vi ricordate Pietro? Come è possibile dimenticarlo? Lo chiamavamo l'antiscout. Con Pietro abbiamo fallito, ma ora Dio ci sta offrendo un'altra possibilità. Non sprechiamola! Sì, ma con questa qui è un'impresa più dura di fare un triplo nodo barcaiolo con una mano sola. Oh, non capisco neanche come parla. Mica di infarto, mi va di sghetto. E va bene, evochiamo l'ospite della camera 22. Evochiamolo! Mettete la mano sopra la mia. Bim, bum, crack! Avete raggiunto il verdetto? Sì, condannata, ma ti concediamo le attenuanti generiche. Adesso ti spiego la pena. La pena? Devi sapere che qui alla bussola perduta c'è una stanza vuota, la numero 22. Noi la usiamo per fare le nostre riunioni di squadriglia. E non lo deve sapere nessuno. Quello è il nostro segreto. Tale deve rimanere. E inoltre non dovrai entrare per nessun motivo in quella stanza. Perché? Cosa ci dovete fare? Una seduta spiritica? Come hai fatto a indovinare? Chiudi quella bocca, fai. Se anche fosse, non ti deve interessare. Allora. Giuralo con noi. Metti la mano sopra di noi. Ok, lo giuro. Bim, bum, crack. Successivi, tra il primo e il secondo piano, alla bussola perduta sta accadendo qualcosa di strano. I leoni sono guardinghi, ognun sta sulle sue, e poi di scatto filano nella camera 22. Si sentono dei bisbigli, rumore e nulla più, e poi d'un tratto escono e ballottando scendono giù. Nessuno sa che avviene, là dentro è un bel mistero, e i quattro sono muti quasi come un cimitero. Su, venite insieme a noi a scoprire che accadrà, se la stanza, se la stanza, se la stanza si vedrà. Su, venite insieme a noi alla bussola perduta, a scoprire questa stanza sconosciuta. Non c'è nessuno! Dov'è la squadriglia leoni? Siamo in riunione di squadriglia fino alle 16, non disturbare. Quasi, quasi. Ma no, non posso, gli ho giurato di non entrare. Un momento, gli ho giurato di non entrare, non di non origliare fuori dalla porta. Ci sei un po'? Ci senti? Vuoi che parliamo più forte? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Oh, cari ragazzi, grazie per avermi evocato. Rivedervi e darvi una mano è per me un vero piacere. Ti disturbiamo per il caso di un'ascolta. È un vero disastro. Si chiama... Come si chiama, giudice? Si chiama Chicca, con 3K. Ecco, se tu comparissi, insomma, se ti facessi vedere e parlassi, siamo convinti che potresti farla cambiare. Mi chiedete molto. Sapete che non amo comparire, ma se il caso per voi è importante, vedrò cosa posso fare. Il mio paese, quelli che ascoltavano erano di KGB. Non l'ho sentita entrare. Io invece ho sentito tutto. Qualcuno ha detto, grazie per avermi evocato. Rivedervi e darvi una mano è per me grande piacere. Ma voce di uno vecchio, ma non tuoi tre padroni. Ma non avevate detto che questa stanza era vuota? È vuota. È forse crocifisso che parla? Allora, tu conosci storia di Marcellino Panevino? No. Marcellino è bimbo orfano, adottato da frati di convento. Marcellino bimbo molto, molto vivace. Allora frati dicono lui di non andare in solaio, perché lì c'è un uomo che se vede porta via. E invece? E
invece Marcellino va subito in suo alaio e lì trova uomo di croce che parla. Dopo giorni uomo di croce chiede lui: qual è il tuo più grande desiderio? E Marcellino dice: rivedere mamma morto. E sai cosa succede? Sì, lui riporta in vita la sua mamma? No! Muore Marcellino! Allora, Francescuova, tu ascolta me. Tu non entrare in stanza. Tu fatti i fatti tuoi. Inizia la tombolata! È mio turno per dire numeri a vecchi. Allora, tu fatti i fatti tuoi. Ascolta me. Vado. Lo sapevo che c'era qualcuno qui. Non l'avevo bevuta la storia che questa stanza era vuota. E a proposito, voi mi avete preso tutti per scema. Siete tutti fuori dai balconi, dei balconi. Lei come si chiama? Non che mi interessi veramente, ma voglio essere precisa. Quando andrò dal vostro padre Flanagan, gli racconterò il rusco brusco di tutta questa storia. Se il mio nome non ti interessa, puoi chiamarmi con il mio totem. Oh, anche lei col totem. Piacere, lupo che non dorme mai. Se preferisci puoi chiamarmi in traduzione Zulu, è più corto. Impesa. Senta, non mi attacchi anche lei una tomella assurda sul totem e soprattutto non mi chiede il mio, che tanto non me lo ricordo. Come vuoi, ma sappi che Bibi l'aveva inventato perché... Ma voi vecchi qua dentro sapete parlare solo di Bibi. Ascolti, avete avuto una bella infanzia, d'accordo? Vi siete divertiti, ok? Anch'io sono stata bene nello scautismo, non dico di no, ma fra un paio d'anni, stop, si passa ad altro, la vita va avanti. E andando avanti scoprirai che lo scautismo avrà lasciato qualcosa di buono dentro di te e tu riuscirai a tirarlo fuori. Anche i primi ragazzi che Bibi chiamò al primo campo scout pranzo si tirarono come te. Non sapevano dove la vita li avrebbe portati, erano pieni di risorse che non sapevano di avere, e così... Direttore, direttore, ho saputo che l'eroe di Mafia King, il generale Baden Powell, vuole dedicarsi all'educazione della gioventù. Porterà alcuni ragazzi a fare un campo sperimentale sull'isola di Brownsea. Se sarà un successo, scriverà un libro. Si sa già il titolo, Scautismo per ragazzi. Chi ti ha dato questa notizia? Una fonte vicina a Pearson, il direttore del Telegraph. Pearson? Se il generale scriverà un libro, stai sicuro che Pearson glielo pubblicherà a puntate e venderà migliaia di copie del suo giornale. Chi sono questi ragazzi? I figli della solita buona borghesia? No, sono una ventina di ragazzi, dai 13 ai 16 anni, di varie estrazioni sociali. Pare che ci siano anche 9 figli di operai. Ah, la gioventù d'Inghilterra ha bisogno di ben altro di una nuova associazione giovanile. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Io vagavo per la strada senza meta e pensavo che il mondo fosse contro di me. Ho trovato degli amici nuovi e la fiducia, e ora il mondo è una strada nuova per me. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Io agiato e senza problemi me ne stavo, la mia vita era concentrata solo su di me. Ora guido questi miei fratelli in avventure e ho capito che non posso avere tutto per me. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con BP a Brownsea. Io deluso e convinto di non saper fare,
niente di valore o meritevole per me, ma impegnandomi ho scoperto di poter dare una mano a chi cammina insieme a me. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con B.B. Abramsi. Noi siamo stati fortunati, chissà quanti ragazzi saranno scappo dopo di noi. Quel che è buono e nascosto c'è dentro di me, l'ho scoperto qui con B.B. Abramsi. Quel che è buono e nascosto c'è dietro di me, l'ho scoperto qui con B.B. Abramsi. Vabbè, ma cosa hanno scoperto Abramsi? Hanno scoperto l'autonomia e la responsabilità, no? A credere in se stessi senza rinchiudersi in se stessi. Quei ragazzi hanno avuto una botta di culo perché su quell'isola c'era BP, che è di un'altra. Un'altra cosa? Un'altra categoria, lui era di primissima. Ci fosse stato il mio capo classe, sarebbero buttati tutti nell'oceano. Diciamo che la storia ha dimostrato che il metodo di BP ha funzionato anche con capi, diciamo, ultima. Avrei voluto essere a Londra quel giorno del 1907 quando BP scelse i ragazzi che sarebbero andati con lui sull'isola. Mi avrebbe indicata mentre ganiavo quei tunnelli del porto dicendo I want you. E la mia vita sarebbe cambiata di colpo. Ma guarda un po', tu forse credi che la fortuna ti venga a cercare, che guardi in giro si tolga la benda, poi ti trovi e ti venga a baciare, e se non arriva una maledizione, quali lamenti che disperazione. Il mondo intero ce l'ha con me, e non capisco perché. Ma non è vero, così non vale, se tu stai fermo non funzionerà, e la fortuna è soltanto un'occasione, è come un autobus che passa e va. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate per salire. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate, dove siano non si sa. Ma che fortuna, ma che destino, il tuo destino non è stato mai scritto. Ma come pensi di vincere al lotto, se non ti muovi a comprarne un biglietto? Datti da fare, entra in azione, devi cercare tu la tua occasione. E se mi sbaglio, e se fallisco, se non ci riesco io ti giuro impazzisco. Alza la testa, fai un sorriso, se tu ci credi potrai fare di tutto. Fai un respiro, uno sguardo deciso, e guarda il bello delle cose non il brutto. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate per salire. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate, dove siano non si sa. Non aspettare, muoviti adesso, anche un minuto fa la differenza. Farlo domani non sarà più lo stesso, e rischieresti di restartene senza. Eccomi qua, del nostro meglio, non ti scordare questo saggio consiglio. Davvero pensi sia possibile farlo? Non sono certo di poter affrontarlo. Credi in te stessa di una preghiera, non è il momento di essere disperati. Di questa cosa ne sarai sempre fiera, ricorda il motto sempre sto preparati. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate per salire. L'autobus delle buone occasioni, l'autobus delle buone occasioni, ha poche fermate, dove siano non si sa. Ma che
buone occasioni potrebbero mai capitarmi qua dentro? Ad esempio, l'occasione di fare qualche buona azione. E a chi? Padre Flanagan mi ha affibbiato la squadriglia leoni, che mi odia! Ma tu, sorprendili, sii attiva e non passiva. Ricordati sempre che far felice il prossimo farà felice anche te. Ma lo sa che lei mi sembra meno bollito degli altri vecchi qua dentro? Forse per questo che se ne sta rinchiuso in questa stanza, sa al suo posto farei anch'io lo stesso. Beh, diciamo che se mi facessi vedere là fuori resterebbero tutti un po' sorpresi. È tardissimo, sono le 6. Devo ancora studiare per domani, senta. Posso tornare a trovarla la settimana prossima? Certamente, certamente. Ha una condizione, però. Deve restare il nostro segreto, non lo devi dire a nessuno. Intesi? Parola di scout? Sì, ma parola di scout. Ok, arrivederci. A martedì. E che buone occasioni potrebbero mai capitarmi qua dentro. L'occasione di fare qualche buona azione. Ciao Vale, sono Chicca. Ascolta, se è libera martedì prossimo, dovresti venire qui alla bussola perduta. Ok, grazie. Senti, ce l'avevi la specialità di attrice, vero? Ok, ciao! Qui dentro sta accadendo una cosa misteriosa. L'ascolta Chicca sembra diventata più generosa. Se prima era scontrosa, adesso non lo è più. Rimane coi leoni anche a guardare la TV e cerca di aiutarli, è molto più paziente. Sembra assai cambiata ed è anche diligente. E tutti sorridenti si danno un grande affare, perché sappiamo che c'è una festa da preparare. Allora, giudice, hai voi telefonato a quell'ex capo scout? Sì, ho chiamato, ma il numero mi dava inesistente. Strano che non mi abbia dato il numero nuovo. Vabbè, allora mi aiuti adesso con il mio battito? No, no, non posso fare tutto io. Sono l'unico capo squadriglia senza una vice. Posso farlo io se vuole. Sì, ti nomino vice capo squadriglia. Non tranquillo, tanto dietro le quinte tiro io le fila. Questo dovrebbe tranquillizzarmi. Forza, forza lei, si metta più comoda Maria che le mie mal di schiena. E andate a prendere collo e spago nell'armadio. Forza ragazzi! Allora, giudice, scrivi sul tuo taccuino, subito. Io, Nodo, al secolo Nuccio, dichiaro di rinunciare a tutti i diritti sul mio plastico affinché tutti i soldi guadagnati possano andare per salvare la nostra casa di riposo. La nostra casa è un posto un po' speciale dove la gente si vuole aiutare. Quando ha saputo che la voglio comprare, ha detto no e si è messa a lavorare. Ne abbiamo condiviso già, quante avventure ci han portato fino a qua, e siamo convinti che se ci lasciamo fare, noi faremo i soldi e resteremo qua. Niente più pensieri, né spazi da signori con stile e dignità, nella nostra casa che limiti non ha. E ricorderemo i vecchi tempi andati, quando una stella ci bastava per sognare. I
intorno al fuoco ci si stava un po' a scaldare. Quell'atmosfera ci faceva elettrizzare. Perciò è deciso, non dobbiamo abbandonare. Noi faremo i soldi e resteremo qua. Non dobbiamo abbandonare, noi faremo i soldi e resteremo qua. Noi faremo i soldi e resteremo qua. Noi faremo i soldi e resteremo qua. Sapete, ho un sogno ricorrente. Siamo al campo estivo, in uniforme. Mi sono sdraiato nel prato e guardo il sole che tramonta dietro le cime. E poi, d'improvviso, mi sveglio, ma sento ancora l'odore dell'aria pulita di montagna. Anche io mi sogno le montagne, eppure il fuoco di bivacco. Ho un'idea. Chiudete gli occhi, inspirate profondamente, perché state per compiere un lungo viaggio. Non vi ricordate che vi siete lavati nel torrente? C'è stata la messa, tutti insieme. Avete cenato, oh, e poi... Aspetta. Prima di andare a cena si andava sempre a guide. Tu a guide? Ma sei sempre stato un riccio! Non sempre. Durante la messa a nodo mi guardava con certi occhi infuocati. Davvero? Ti sei accorta che ti guardavo? Sì. Ma sei diventato rosso! Ma è incredibile! Dopo 70 anni! Nodo Ave Maria! Nodo Ave Maria! Vuoi che ti stacchi la dentiera a morsi? Dai, smettetela di litigare! Sentite, ascoltate, stanno cantando la canzone del fuoco. Prende il fuoco nel cerchio dell'esplorato. Ascoltate la voce della fiamma. E stasera, a sorpresa, un ospite dal clan del Val Santa 1! Sorpresa! Chi sei? Non ti aspettavi di trovarmi qui, vero? Chi sei? Ah, come non mi riconosci? Sono Valentina! Chi è Valentina? No, hai nel portafoglio la mia foto da quando avevo 5 anni. Ma sei la mia nipotina! Ma come sei cresciuta! Ma sei venuta a trovarmi domenica? Certo, vengo tutte le domeniche. Aspetta, anzi, vi faccio una foto così ne hai una giornata da mettere nel portafoglio. E come stanno mamma e papà? E adesso, cosa gli dico? Almeno sono vivi. Sono vivi. Stanno bene, non possono venirti a trovare perché lavorano tanto. Si vede che hanno sempre lavorato tanto. Per fortuna vieni a trovarmi tu tutte le domeniche. Dai, racconta ai miei amici quello che ti ho insegnato in tutti questi anni, dai. Digli, nonno mi hai insegnato questo. Grazie nonno di avermi insegnato quello. Ormai la traccia che hai lasciato non
ci cancellerà. Una traccia con un nome che io non scorderò. Una traccia che ha un sorriso, quello che tu lasci a me. Mi hai insegnato che un amico non ti lascia neanche se. Per gli scherzi della mente tu non lo ricordi più. Mi hai insegnato che un amico non ti lascia neanche se. Per gli scherzi della mente tu non lo ricordi più. Questa è una serata magica, io non lo so, saranno le stelle, sarà il fuoco, ma improvvisamente ho capito una cosa, l'ho scritta qui sul taccuino e ve la voglio leggere. Incredibile, ci leggi qualcosa dal tuo taccuino? Sì Maria, io stasera ho capito che ho sempre sbagliato a giudicarvi, è vero, voi siete pieni di difetti, siete egoisti, siete invidiosi, siete golosi. Voi due siete anche lussuriosi, eh? Non ci manca neanche un vizio capitale. Sì, Nodo, ma ho capito che la nostra amicizia è più importante di ogni giudizio. E quindi sul taccuino ho scritto una cosa. Fine. Addio, vecchio compagno di viaggio.